baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy. Crazy about you. Crazy about you. Dopo aver fatto una piccola sosta qui nel Roxy Bar, c'è scritto Siaman, quindi presumo che sia il nome del paese, risaliamo in moto e direzione Barumini. La giornata non è male, si è un po' nuvolata, leggermente coperta, ci sono 42 gradi, minchia. Piano piano gli stronzi si ripreparano e adesso siamo pronti, non siamo pronti, ce la facciamo. Io mi sento leggermente caldo, sempre un po' intasato dal raffreddore, speriamo che non mi rompa le scatole durante poi tutto l'arco della giornata, che mi lasci tranquillo e che non mi ritorni nuovamente la febbre, perché non ho assolutamente voglia di stare a letto. Partiamo, va. Peccato che le nuvole stiano iniziando a prendere il sopravvento e a rompere le scatole. Avrei preferito un po' più di sole, un po' più di caldo, anche se comunque imbottito così come sono oggi con tutto l'abbigliamento invernale. Ormai bisogna fare il cambio nell'armadio perché la temperatura sta cambiando, anche se comunque ci sono sempre 35 gradi. Adesso ci rimettiamo in viaggio e, come stavo dicendo, volevo puntualizzare un piccolo particolare per quanto riguarda la settimana prossima, perché arriverà la GoPro Hero 7, sperando che abbia meno problemi rispetto comunque alla Hero 5, anche se comunque va bene nel contesto. Qualche piccolo problema di audio che non ho ancora ben capito le problematiche e il perché a volte salta un pochettino più basso rispetto alla Hero 7 per quanto riguarda le recensioni che ho visto, e qualche caratteristica in più, più stabilizzata, però ne parleremo poi più avanti quando arriva. Intanto adesso rimettiamoci in viaggio, sempre in direzione Barumini, attraversiamo tutti questi paesini vari e andiamo a goderci questa giornata in compagnia di amici vecchi e nuovi. Ed eccoci qui, alla fine siamo arrivati anche noi, ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo solo capire dove dobbiamo andare a infilarci tutti insieme. Un po' di gente, un po' di musica, non so alla fine se si sente quello che dico. Morendo dal caldo.
Cracker, siamo qui al raduno di Barumini. Adesso tra poco andiamo a mangiare, gli altri stanno facendo il giro e ci rivediamo tra un pochino. A dopo. Siamo seriamente preoccupati che a pranzo non ci sia nulla. E allora ci stiamo facendo male con queste stronzatine. Ci stiamo saziando. Mi sto rendendo conto che vi state strafogando di roba da mangiare, compresa lei che fa finta di niente, che è sua figlia. Comunque, salute Gio. Siamo mangiando tutte le patatine e adesso anche i biscottini. No, troppo anche le patate. Le patate no. Che porci. Mangiando. Sempre mangiando. Beh, lui beve, giustamente. No, era alcolico, era l'altro bicchiere, non fare il furbo. Non fare il furbo tu, Era quello arancione il bicchiere analcolico. Sì, ci conoscono dappertutto, cazzo. Dappertutto, non siamo. Ed eccoci qui che siamo quasi in fase di rientro, siamo sempre a Barumini. Abbiamo appena terminato il pranzo, devo dire molto ricco, abbondante, della serie non ce la faccio quasi neanche a parlare. Comunque abbiamo mangiato tantissimo, abbiamo conosciuto gente nuova, un ok per quanto riguarda il gruppo di Barumini, il motoclub, al loro terzo evento, devo dire completamente riuscito. Adesso andiamo in centro, andiamo lì dove c'era tutta la parte organizzativa dell'evento e poi piano piano saluti e rientriamo verso casa, rientriamo verso Sassari. Comunque ottimo, devo dire ottimo, poi è stato bello trovare il tavolo prenotato al nome del un po' stronzi. Rientriamo qui nel villaggio del Bicche. Ma lei è proprio stronzo, è morente invece. Allora, in mezzo a questa brutta gente, ovvero loro. Allora, praticamente io stavo registrando e io non ho registrato niente. Spero che registri la telecamera perché si sentono anche le minchiate che stanno dicendo questi due qui a fianco. E io da qua non mi vedo. Quindi... Ha fatto troppi casini oggi. Sì, praticamente è colpa del. Secondo me è. C'è effetto Mirto. Mirto, limoncino, vino e anche acqua, dai. No, secondo me è colpa di quella torta che era buonissima col caramello, che abbiamo mangiato due fettone di quella torta che col Mirto, cazzo, ci siamo ubriacati. Adriano 3. E che la col cau. Niente, comunque se ce la facciamo a fare una parte seria, siamo ritornati qui al centro di Barumini insieme a tutto il gruppo un po' stronzi. Cazzo, ma non mi guardate così che mi mettete in soggezione, tutti che mi state osservando. Un po'. Stop a 150 metri, ricordati di fermare. Un po'. Tutti stronzi, no un po'. Non si può fare una cosa seria, comunque alla fine siamo ritornati qui, abbiamo mangiato, ci siamo fatti il giro, ci siamo fatti 50 km per arrivare qua. E adesso vediamo l'ultimo girettino, saluti e poi ce ne rientriamo verso Sassari con tanti chilometri da fare. Ciao amici, dopo abbiamo mangiato. Attenzione, prima due regole. La
cosa è semplice: l'ultimo che arriva vince. Non bisogna mettere alcun piede a terra e stare all'interno delle corsie. 3, 2, 1, via! Attenzione! Sergi, guardiamolo, 0 metri, Sergi, ce la fa, 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 Sergi c'è! Il premio lo può ritirare qua, grazie. Una meno facile. Grazie. Grazie mille per la partecipazione, un grande applauso per Davide, grandissimo, protagonista assoluto. Secondo premio per il veterano di casa con la sua Vespa. Era attesissimo, favoritissimo, ma non ce l'ha fatta. Michele Meta, un applauso. Il premio da ritirare lì, grazie. Un applauso anche per Meta, grandissimo, grandissimo Meta. Infine, meritatissimo primo premio, attesissimo, vincitore Claudio Sergi! Per i Parentes di Cagliari! Ritira Marco, immenso Marco! Premio consegnato da Alessandro Casula, grandissimo applauso. 50 partecipanti, bellissimi, anche loro. Dopo aver finito anche questa giornata, dopo aver visto Adriano in mezzo alla marijuana, piano piano ce ne rientriamo verso le moto. Perché dobbiamo tutti quanti urinare. Io ho già urinato prima al ristorante, quindi sono quasi a posto e ce la faccio ad arrivare fino all'Alghero direttamente. Non credo proprio. C'è il sole che rompe le scatole. Comunque, terminata anche questa giornata, questo raduno con gli stronzi biker di Sassari. Sono un po' sparsi, un po' di qua, un po' di là. Adesso andiamo, recuperiamo le moto, recuperiamo i caschi e ci mettiamo in movimento per rientrare a casa. Ci sentiamo dopo. Bene, vediamo se la scheda non dà problemi di registrazione come due minuti fa. Ogni tanto va in tilt, non riesco a capire il perché. Abbiamo terminato, siamo risaliti in moto, stiamo ripartendo da Barumini. Piano piano rientreremo verso casa. Per scendere in totale abbiamo percorso 218 km tra Alghero, Sassari, Sassari, Barumini. Adesso la scheda sembra che stia reggendo. L'organizzazione è migliorata rispetto al primo, per quanto ho saputo, anche se al primo non c'ero. Ottimo il giudizio da parte di tutti, molto buono il servizio da parte del personale del ristorante dove abbiamo mangiato. Ricco e abbondante il cibo portato più volte. Come vi dicevo, è stato un bel raduno, una bella giornata in ottima compagnia. Tanto per cambiare, come sempre, con il gruppo Un po' Stronzi di Sassari, Joe Flubiker in questo momento vi saluta, vi ricorda di passare sul canale Joe Flubiker su YouTube, abbiamo anche Joe Flubiker su Instagram e Joe Flu Motovlogger su Facebook. Mandate la vostra richiesta di amicizia, contattatemi e vedremo di ritrovarci ai prossimi raduni e ai prossimi eventi. Quindi mi raccomando, mettete il like, condividete se il video vi è piaciuto, fatemi qualche domanda se avete qualche dubbio, qualche cosa da chiedere. E noi adesso siamo in viaggio, piano piano rientriamo. Vi saluto e ci aggiorniamo al prossimo video.